Un saluto a tutti amici di Tecnoandroid e bentrovati sul canale. Sappiamo benissimo che quando vogliamo ascoltare musica ricerchiamo la migliore qualità del suono ma anche la comodità per le nostre orecchie. È per questo che ultimamente mi sono dedicata a provare per voi tantissime cuffie. Oggi vi racconto la mia esperienza con due cuffie di tipo totalmente diverso. Da un lato una cuffia Bluetooth e dall'altro una cuffia cablata. Scopriamole insieme dopo la sigla. Alla mia destra OK EP-B18, cuffie wireless. Alla mia sinistra OK con tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Ma partiamo dalle prime. Quando le andiamo ad estrarre dalla confezione possiamo notare che le nostre cuffie sono comodamente ripiegate, il peso è di 350 grammi e questa è una cosa che a mio avviso gioca davvero tantissimo a loro favore, perché sappiamo tutti quanti quanto sia effettivamente scomodo utilizzare questa tipologia di cuffie, sia per il peso quasi sempre notevole sia per la poca ergonomia. In questo caso, come potete notare, i padiglioni sono realizzati in morbida gomma, sono veramente ridotti al minimo, tuttavia coprono benissimo la zona dell'orecchio. L'arco è rivestito dello stesso materiale del padiglione. Lungo il lato sinistro troviamo semplicemente il logo dell'azienda. Sul padiglione destro sono collocati tutti i comandi che ci interessano. Abbiamo infatti il tasto di accensione e spegnimento nonché pairing, che presenta anche un LED luminoso che ci darà molte informazioni riguardo appunto non solo il pairing ma anche lo stato della batteria. Infatti quando il LED diventa rosso ci indica che non è stato rilevato un pairing o che la batteria è in esaurimento. Poi ancora, vedete, tasti a sfioramento, bella l'idea dell'azienda di apporre questa sorta di finitura in plastica sollevata che ci permette di rintracciare subito i due comandi. Comandi multifunzione, infatti, con pressione prolungata abbassiamo il volume, alziamo il volume e poi ancora switchiamo con una leggera pressione invece da un brano all'altro. Tasto centrale a sfioramento senza però la zigrinatura per individuarlo ci permette di mettere in pausa o in play i nostri brani e per quanto riguarda la funzione di chiamata, infatti ricordo che le nostre cuffie ci permettono anche appunto di stare in chiamata, questo tasto permette di rispondere o rifiutare con una pressione prolungata la chiamata. Come potete notare, qui è collegato il microfono. Prima di parlare della qualità audio dei brani, parliamo un attimino delle funzionalità appunto in chiamata. Devo dire che non mi ha soddisfatta al 100% perché per farmi sentire dal mio interlocutore dovevo alzare veramente di molto la voce. Dall'altro lato invece sentivano un leggero fruscio di sottofondo, quindi la funzione microfono non è ben ottimizzata. Montano una batteria da 300 mAh che garantisce 8 ore di autonomia. Il tempo di ricarica è di circa 8 ore, questo è il pratico cavetto che ci permetterà di andarle a ricaricare collocandolo appunto qui nell'alloggio. E poi ancora, lungo il lato sinistro possiamo notare l'entrata per il jack audio da 3,5 mm che ci permetterà di utilizzare le nostre cuffie senza andare a utilizzare la connettività Bluetooth che ricordiamo essere 4.0. Tempi e qualità del pairing. Al solito, come un po' in tutti i device OK, il pairing è semplice, molto intuitivo e devo dire i dispositivi vengono rintracciati davvero all'istante. Qualità del suono. A differenza di quanto detto per l'audio in chiamata, per quanto riguarda l'ascolto di brani, posso dire che il suono è veramente pulito, non è potentissimo ma si colloca all'interno di una fascia media.
Gli alti sono puliti, così anche i medi, i bassi potenti al punto giusto. Ad essere privilegiata qui è la voce piuttosto che gli strumenti di sottofondo. Il prezzo varia molto, è una delle cuffie Bluetooth OK più vendute su Amazon, la trovate quasi sempre tra i 17,99 e i 19,99. Per questo prezzo posso dire che è davvero un ottimo affare, specialmente per tutte le sue qualità, a cominciare dai materiali, insomma, nonostante si tratti di plastica, personalmente ho molto apprezzato questa finitura Mate e la loro leggerezza. Credo che a questo prezzo la qualità audio sia davvero molto soddisfacente. Andiamo a dare adesso un'occhiata alle OK EPX1. Secondo me le migliori cuffie con cancellazione attiva del rumore esistenti sul mercato al prezzo di 45 euro. Infatti non hanno davvero nulla da invidiare a cuffie di brand prestigiosi come per esempio Bose. Come già visto nell'unboxing troverete all'interno una confezione con i gommini per adattarle al vostro orecchio e un paio di archetti di ricambio. Poi ancora questo piccolo connettore USB che vi consentirà di andare a ricaricare, grazie anche a un plug da parete, le vostre cuffie. Infatti la principale peculiarità di queste OK EPX1 è la possibilità di cancellare attivamente il rumore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come funziona questo tipo di tecnologia. Potete notare qui la modalità monitor e la modalità ACN, ovvero la modalità Active Cancellation Noise, che se settata farà illuminare il nostro LED di verde. A cosa servono entrambe le modalità? È opportuno dire che le cuffie possono essere utilizzate senza settare la cancellazione attiva. Tuttavia, se andrete a ricaricarle con un tempo di un'ora e mezza circa per un'autonomia, devo dire che forse è l'unica cosa che mi ha lasciata un po' perplessa, di sole 4 ore, potete decidere di isolarvi totalmente e avere una qualità del suono, ragazzi, veramente impressionante. La modalità Active Noise Cancellation infatti vi consentirà di cancellare tutti i rumori intorno a voi. È per questo che vi invito a utilizzarla soltanto in contesti in cui non vi ritroverete appunto in pericolo. Ecco, se per esempio siete soliti utilizzare le cuffie mentre magari andate in bici, vi consiglio la modalità monitor, che vi consente invece di avere sì un'alta qualità del suono, ma di non perdere completamente il contatto col mondo intorno a voi, cosa che invece vi assicuro accade benissimo se settate in A. Poi ancora notate al centro questo tasto multifunzione, il grip è buono, infatti vi permette subito di essere trovato e vi permetterà di mettere in pausa e in play le canzoni o con una pressione prolungata di passare al brano seguente. Peccato che non ci sia direttamente su questa parte delle nostre cuffie modo di regolare il volume. Questo tasto ha anche la funzione di regolare le nostre cuffie in chiamata. Qui potete notare il microfono, la qualità devo dire che è ottima anche per telefonare.
potete richiamare l'ultimo numero, rispondere o con una pressione superiore chiudere la chiamata. Il cavo è standard 150 cm, connettore jack da 3,5 mm, abbiamo un filo gommato che però devo dire non tende affatto al groviglio, quindi anche questo è un altro punto sicuramente a favore delle nostre cuffie OK. Devo dire che non tendono completamente a scivolare, quindi hanno davvero un'ottima stabilità all'interno delle orecchie. A livello di design io le trovo davvero minimal e al contempo bellissime. Questa capsula argentata a me piace davvero parecchio. Poi ancora potete trovare la pratica box per andarle a conservare, ma concentriamoci un attimino ancora una volta sul suono. Devo dire ragazzi che i bassi con queste cuffie hanno una resa veramente molto corposa, sono potenti al punto giusto ma senza eccedere al punto di rovinare l'esperienza audio, buoni gli alti ed equilibratissimi anche i medi. Eccoci giunti alle considerazioni finali su queste due cuffie OK. Quale mi è piaciuta di più? Sicuramente la cuffia OK APX1. Non ho mai provato a questo prezzo una cuffia con una qualità audio davvero così fenomenale. Realizzata benissimo la cancellazione attiva del rumore. Peccato per l'autonomia della batteria del device che alimenta la cancellazione attiva del rumore. Infatti, tralasciando i tempi di ricarica abbastanza lunghi, possiamo fruirne meno delle 4 ore poi di fatto dichiarate dall'azienda. Tuttavia, se volete isolarvi dal mondo e ascoltare davvero un audio di qualità, queste sono le cuffie che fanno per voi e hanno un prezzo a mio avviso onestissimo per quello che fanno. Le trovate su Amazon a 45 euro circa. Dall'altro lato, che dire di queste? Sicuramente ad oggi sono le cuffie wireless con una copertura totale che mi sono piaciute di più. In primis per il loro peso, oltre che per la qualità del suono. Infatti, devo dire, non danno per nulla fastidio alle orecchie e questo mi lascia ben sperare di poterle utilizzare anche magari nel periodo estivo in cui questo genere di cuffie inizia ad essere un po' più fastidioso. Qui peccato per il microfono che non è un granché per le chiamate, però si sa che chi utilizza cuffie del genere non bada di certo alla qualità delle chiamate, bensì le utilizza quasi solo ed esclusivamente per ascoltare musica. Interessante il fatto che si possano ripiegare. Peccato che non ci sia la custodia compresa, ma a questo prezzo è più che concepibile. Per 17 euro circa, anche qui il prezzo su Amazon oscilla, mi sembrano veramente un best buy. In definitiva, entrambe le cuffie consigliatissime, specialmente queste se non volete spendere un patrimonio in cuffie come per esempio le Bose e volete comunque un suono davvero di altissima qualità. Che dire, per questo video è tutto, se vi va lasciate un like e se avete domande vi risponderò tra i commenti. Ciao e ci vediamo alla prossima!